Ciao a tutti, io sono Stefania. In questo video vi mostro la mia collezione di tazze Starbucks. Nel tempo ho collezionato tantissime tazze, mi piacciono le mug soprattutto, e ho scoperto che Starbucks fa anche le tazze da caffè, quindi per l'espresso. Mi piace collezionarle, quindi quando viaggio mi piace appunto recarmi da Starbucks, ovviamente nei posti dove Starbucks è presente, e mi piace appunto acquistarle per portarmi un ricordo di quel posto. E mi piacciono in generale tutte le tazze Starbucks, ne colleziono diverse. Infatti, la mia collezione, come vedrete, non è ampissima, ma ho alcuni pezzi davvero carini. Vi faccio vedere quelle che ho acquistato nel tempo e quelle che mi sono state regalate, perché quando amici e parenti sono in viaggio, se so che vanno in un posto dove c'è Starbucks, gli chiedo sempre di portarmi una delle tazze. Faccio molto spesso scegliere a loro, alcune volte invece do delle disposizioni precise. Ne ho accumulate tante, come dicevo, non sono tantissime, ma ho alcuni pezzi che mi sono davvero piaciuti. Ho anche alcuni pezzi che non sono nella classica porcellana, quindi non sono di quelle che si rompono, ma sono alcuni in plastica e una è addirittura in cartoncino. Come sempre vi ricordo di sostenermi lasciandomi un like ed ovviamente se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Vi lascio al video, ciao!
Oltre alle tazze appena mostrate, ti faccio vedere anche quelle che ho acquistato dall'America tramite un sito internet di e-commerce. Una tazzina della dimensione appunto del caffè, però con il simbolo di Starbucks come quella grande. E questa qui l'abbiamo presa in altri due colori, nera in versione opaca, quella bianca e lucida. La differenza si dovrebbe notare con il faretto. Questa è opaca, mentre questa è lucida. Dentro invece sono lucide entrambe, che quella rossa. Quella rossa è particolare perché all'interno riporta la data del 2015. Abbiamo scelto di prendere queste anche in questa versione. Non sono della dimensione della classica tazzina da caffè che conosciamo in Italia, sono leggermente più grandi perché il caffè a Starbucks, anche l'espresso, è leggermente più lungo e sono in questa versione opaca. Con sempre la scritta Starbucks, questa è bianca e la scritta è in bronzo. Questa versione qui l'abbiamo presa ovviamente anche in nero, sempre opaco. Questa è opaca anche dentro, mentre le altre sono lucide. E nella versione rossa. La versione rossa però è lucida. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrai essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!